Buonasera, ben ritrovati per una nuova puntata di A Tutto Campo. Ovviamente c'è delusione per questa sconfitta in attesa anche nelle modalità di Olbia, ma visto che siamo ormai alla fine dell'anno sarà anche l'occasione, insomma, per interrogarci su quelle che sono le prospettive dell'Arezzo nel nuovo anno. Ne parliamo con il collega Gianni Brunacci. Buonasera Gianni. Buonasera, E buonasera a poi tutti. abbiamo il direttore generale dell'Arezzo, Andrea Riccioli. Bentornato Buonasera, Andrea. buonasera. E poi Stefano Turchi, che non ha bisogno di presentazioni, che magari ci racconterà anche un po' di questo museo Amaranto. Tra l'altro è una Buonasera. serata che in questi minuti, più o meno, insomma, al Palaestra Mario d'Agata c'è il Natale Amaranto con tutte le formazioni giovanili, quindi è l'occasione anche per stare insieme. Poi ne riparleremo anche noi mercoledì nell'altra nostra trasmissione dedicata proprio al settore giovanile dell'Arezzo. Allora, Andrea, una sconfitta, l'hai detto tu stesso in una intervista a Tutto Mercato Web, nessuno si attendeva una sconfitta di questo tipo, no? Perché poi è chiaro che le partite sono tutte da giocare. L'Olbia è una squadra comunque che ha fatto un giro d'andata anche interessante. Quello che non ci si aspettava è che dopo qualche errore essere andati sotto per 2-0, questo secondo tempo in cui non c'è stata la reazione, no? Sì, quello che più scoccia non è tanto, diciamo, aver perso la gara, anche se poi dopo alla fine si lavora tutti per i 3 punti, è che non c'è stata quella reazione che siamo sempre stati abituati ad avere da una squadra, dalla nostra squadra. Quindi diciamo che siamo un po' amareggiati, soprattutto per non aver dimostrato ancora una volta le vere potenzialità che abbiamo. Gianni, è una gara che arriva in un momento, l'ha detto anche Sottini nell'intervista, cioè eravamo in un momento comunque di crescita, secondo lui, in cui l'Arezzo si era sbloccato fuori casa, quindi era importante dare una certa continuità. E Sì, invece siamo infatti ho ricaduti. l'impressione che Sottili sia quello che è rimasto più deluso di tutti da Sì. questa partita, perché era ottimista, lui era convinto di poter portare via il risultato pieno da Olbia, secondo me, anche dalle parole che diceva, insomma, nelle interviste. In realtà la squadra non ha risposto, non ha risposto, ha risposto i primi 7-8 minuti, è un po' troppo poco. Se Polidori mette dentro la prima palla che ha a disposizione, può darsi che la partita prenda tutta un'altra piega. Ma effettivamente sono successe due cose molto gravi, perché io penso che la prima non sia meno grave della seconda, sono gravi tutte e due. Cioè siamo ricaduti negli errori difensivi tipici dell'inizio del girone, e cioè quelli dei singoli, che non sono dettati tanto dall'avversario quanto proprio da evidenti limiti precisi. A questo punto, quante partite sono? A girone d'andata, Siamo a quante? 19. Ecco, dopo 19 partite si può cominciare a dire che, cioè a fare dei sunti, no? Invece che episodi, sono cose che a questo punto sono difetti insiti nella squadra e che evidentemente è difficile togliere. Quindi questo, secondo me, è stato il primo aspetto negativo. Ma certo, sul 2-0 a sfavore, a Lucca siamo stati capaci di fare un secondo tempo spettacolare. Ecco, lo definirò così, perché il secondo tempo di Lucca dell'Arezzo è stato spettacolare. Certo, aveva sugli esterni Yanga e Arcidiacono più in forma che del campionato, e va bene. Però è vero che tutta la squadra si era espressa in un modo, aveva avuto una grinta in quella situazione che era la stessa di Olbia. Purtroppo qui non è successo e non si sa bene perché, nessuno sa bene perché la squadra non ha reagito. Se, al secondo errore, quello di Milesi, il secondo gol subito, la squadra è crollata, questa è la verità, psicologicamente crollata. E non è stata capace di rialzarsi neanche in un intervallo dove suppongo che l'allenatore ci abbia provato, insomma, negli spogliatoi a lavorare un po'. Eppure sono rientrati come nel primo tempo. È triste, ma è così. È così. Stefano, sei d'accordo o vuoi No, io aggiungere altro? sono d'accordo in pieno. Sono d'accordo in pieno. C'è da dire che comunque, allora, le assenze pesano, sono assenze pesanti in una squadra. Secondo me, Yanga è una cosa travolgente. Cioè, è un giocatore che fa la differenza da solo. Se nell'ultima partita, quando si è giocato in casa, lui fa quella rete dopo aver fatto quella galoppata sulla sinistra, segna, viene giù lo stadio. Cioè, non ci scordiamo che gli elementi che dovevano fare la differenza sono fuori.
Dopo quella mancata capacità o voglia di reagire, questo è forse è un altro paio di maniche, no? Perché questo è un altro paio di maniche, perché è mancata la grinta, quella grinta che non era mancata domenica scorsa in casa, perché noi, fino a che Moscardelli non va fuori, la gara si era fatta bene. Senza Moscardelli, e secondo me la Viterbese non è una cattiva squadra. Infatti ha vinto subito dopo. I ragazzi hanno tirato fuori grinta. Cioè, noi avevamo letto il pareggio con la Viterbese come una vittoria. Poi ieri è crollato il castello, però ecco. La cosa un pochino che mi dà a pensare è che ho letto tanti commenti aggressivi, no? Io cerco a volte, mi mangio le per non rispondere, però ci può essere una via di mezzo. C'è gente che gli è stato perdonato il mondo e c'è gente che ha la minima cosa, io ti aspetto e ti ammazzo, cioè stiamo attenti. Sta alla società individuare le carenze, perché ci sono, di questa, cioè, non è perfetta, ma nessuno, tutti lo sanno, no? Però ecco, questa aggressività, andiamoci un attimino. Soprattutto, Andrea, ho visto un po' di incoerenza nei commenti, perché le stesse persone che dicevano, in sostanza, o criticavano Sottili, o addirittura qualcuno, no, già chiede il cambio, ma allo stesso tempo poi dicono che questa cosa gli manca diversi elementi. Allora, semmai è bravo l'allenatore, perché se è vero che questa cosa è così, diciamo, tecnicamente non valida, e è quarto, allora delle due l'una, no? Cioè, no, I tifosi hanno sempre, diciamo, si diceva prima anche con Gianni, quello che il tifoso esprime è la parte, quella, diciamo, vera, verace della situazione, quindi qualche volta lasciano intendere, anche se poi secondo me anche non volutamente, degli appropriativi che secondo me non sono almeno legati a questa squadra di questo anno e soprattutto alla programmazione che abbiamo messo in atto, che io credo che una squadra che ha perso solamente 4 volte in casa, credo che non c'è nessun'altra squadra in Lega Pro che ha fatto 7 vittorie e 2 pareggi, dove siamo l'unica squadra nelle prime 3 posizioni, ora da ieri sera purtroppo quarta, che fa giocare minimo 2 under a partita, se no qualche volta se ne fatti giocare 3, credo che sia, diciamo, un buon risultato. Non che ci appaga, perché dobbiamo capire bene quelli che sono quest'altalena di risultati, soprattutto fuori casa, quindi dobbiamo lavorare. È anche normale che le squadre che sono davanti hanno una programmazione che va da 3-4 anni superiore alla nostra. Ad Arezzo è stato perso tanto tempo. Volevo chiederti se, ecco, all'inizio dell'anno ti avessero detto, la classica domanda che si fa, no? Ti avessero detto alla fine del giorno di andata, no, l'Arezzo è al quarto posto della classifica. Si è sempre detto, no, alzare l'asticella, e rispetto alle ultime 2 salvezze è indubbio che l'asticella è stata alzata, perché insomma l'Arezzo è quarto. Però alla luce dei numeri che hai detto, delle potenzialità che la squadra ha espresso, al di là che adesso ci sono diverse assenze, perché basta vedere, insomma, la panchina di ieri, è evidente che ieri mancavano anche delle alternative, a parte Grossi, per cambiarla la partita in corsa. Ma a parte questo, vedendo proprio le potenzialità della squadra, poteva fare anche di più, perché tante gare, no, per un verso o per un altro, i punti mancano, insomma, almeno in alcune partite. Ma io sono convinto, ma come poi con il direttore sportivo abbiamo costruito questa squadra, abbiamo scelto ognuno di questi elementi proprio per caratteristiche, condizioni. A giugno si è dovuto fare 22 giocatori, anzi 21 inizialmente, quindi è normale che qualche oscillazione ci sia. Poi in un periodo come questo, dove abbiamo 4 giocatori con problemi muscolari, 2 erano fuori per squalifica ieri, altri 2 per infortunio, De Feudis ha giocato al 50%, Luciani non è proprio entrato, Grossi è uno di quei giocatori che per me può fare la differenza in qualunque momento, è normale che qualcosa ci manca. Io sono convinto di una cosa, che questa squadra è forte e può fare molto di più di quello che ha fatto fino ad ora.
e a quello che poi oggi gli abbiamo chiesto ai giocatori. Gianni. Secondo me questo è relativamente vero, nel senso che se la squadra ha mostrato dei difetti che si sono ripetuti nell'arco delle 19 gare, evidentemente questi difetti ci sono, e quindi che non è che necessariamente si potessero prevedere alla vigilia, non è che, voglio dire, però è stata costruita una squadra, tra l'altro, su un modo di gioco, su un modulo di gioco che poi non è stato adottato, perché all'inizio la squadra era partita con 4-2-3-1. In realtà questo 4-2-3-1 è scomparso dal terreno di gioco e siamo andati a finire a un 3 a centrocampo, perché non si riusciva a reggere la difesa con un 2, e soprattutto perché quei 2 a centrocampo non erano ritenuti soggetti adatti a fare quel 2 a un certo punto. Evidentemente qualche errorino c'era stato, anche se inizialmente mancava proprio De Feudis, quindi diciamo che poi i due erano Foglia e Corradi un po' adattati, ecco, a fare mediani. Comunque, al di là di questo, è nata così. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi manca un'alternativa vera a De Feudis, perché è l'unico, che è l'incontrista unico vero del nostro centrocampo. Manca un'alternativa a Luciani a destra, e quello fin dall'inizio, perché abbiamo pensato che Ba potesse farlo, ma è ancora giovane, non è, e soprattutto non ha mai giocato in quel ruolo e non ci si adatta bene per caratteristiche, perché ha un passo, un certo passo, e quindi non c'è un'alternativa a Luciani a destra, non c'è un'alternativa a De Feudis in mezzo, e ci sono dei problemi per quel che riguarda il trequartista, quello su cui puntava l'allenatore all'inizio, ma mettendo i due esterni col trequartista, perché bene o male Erpen dimostra che fatica a stare al passo, diciamo, soprattutto per 90 minuti, insomma è difficile. E Grossi purtroppo ha deluso rispetto alle aspettative al momento, anche se si vedono le sue qualità, si vedono in campo, si vedono nelle singole giocate, si vedono nei gol, nei tiri, eccetera. Però in realtà non ha fatto la differenza così come ci si poteva aspettare da lui. Lo stesso devo dire complessivamente anche Moscardelli, che ha concentrato dei gol in alcune partite, ma che complessivamente forse si pensava potesse dare qualcosa di più, anche lui, 36 anni, comincia a sentirli. E quindi non è vero, secondo me, che la squadra è così forte. La squadra è buona, secondo me è nella posizione di classifica che merita. E questo è il suo posto. Esatto, io credo che sia la posizione di classifica che merita. Poi con Livorno si potrebbe discutere, perché Livorno ha fatto un girone d'andata non così... Aveva gli infortunati. Non così straordinario. Esatto, ora gli rientrano tutti e Livorno sarà... forse anche più forte la Cremonese da qui in avanti, vedremo. Di fatto l'Arezzo è nella sua posizione, perché all'inizio del campionato si diceva che c'erano tre rose superiori a quella dell'Arezzo, una era Alessandra, una era Cremonese e una Livorno. Cosa c'è oggi davanti all'Arezzo? Queste tre squadre. Quindi non vedo quale sia... Ora, il discorso è benissimo, cosa facciamo ora? Infatti. Al 30 di dicembre si ferma il campionato, ci sono 20 giorni di tempo per puntare a migliorare la squadra per tirare, arrivare secondi, perché è l'unica cosa che ha senso a questo punto. Se vuoi andare avanti, arrivare secondi vuol dire saltare un turno dei playoff, quindi vuol giustifica dire, tutto vuol dire arrivarci con un vantaggio sui pareggi, eccetera eccetera, quindi quello ha un senso. Però per arrivare secondi c'è da fare un'opera e da, diciamo, investire delle somme che non so se la società lo vorrà fare a gennaio, soprattutto senza nessuna garanzia poi di arrivarci effettivamente all'obiettivo. E l'altra alternativa, secondo me, è quella di riflettere un attimo, forse rinunciare a qualche senatore, trovare qualche bel giovane che già gioca bene in categoria, pagarlo esattamente quanto pagavi il senatore, ma andare in fondo con una squadra più giovane, pronta per l'anno prossimo, per inserirci. E comunque, e tentare di giocarsela già. Intanto ora arrivare ai playoff, sì. Da quinti, da sesti, da quarti. E l'anno prossimo vedete, fare il salto. Sono due, diciamo, politiche che
potrebbero starci tutte e due, la seconda mi sembra di pregio, no? Perché comunque sia, certo, vuol dire guardare poi la vista famosa, la situazione, programmazione di cui parlava, esatto, Riccioli. Sentiamo cosa se ne pensa. No, sono due sono due scelte possibili, nel senso che però non è detto che parlare di mercato ora, in questo preciso momento, non è rispettoso né nei confronti dei giocatori, ma nemmeno nei confronti comunque di una società che fino ad oggi l'ha scelti e l'ha portata avanti. Come si è sempre detto e come è, diciamo, un po' la nostra politica, è arrivare al 30, dopo la partita della Carrarese, ci ritroviamo con lo staff tecnico, il direttore sportivo e guardiamo quelle che sono le possibilità e le situazioni. E continuiamo a guardare quello che è il nostro obiettivo, insomma, fare il meglio possibile per arrivare il più alto possibile. Ecco, visto che si parla di playoff e di posizioni di partenza, non si poteva giocarsi meglio la chance anche della Coppa Italia, nel senso essere eliminati in quel modo, no, dalla Berretti del tutto cuoio sostanzialmente. Io visto che quest'anno ti dico come, conta. Ti dico come la penso, sì, conta, però allora, secondo me i playoff è un campionato a parte, che non c'entra niente con il campionato normale. Negli ultimi tre anni, ora, o tre o quattro anni, non mi ricordo, però mi sembra negli ultimi tre anni, gli ultimi due che sono, diciamo, di memoria più recente, l'anno scorso il Pisa è andato a giocare con squadre che forse il Pisa era la peggio in assoluto di tutte. L'anno prima, mi ricordo, il Como, la miglior quarta dei tre gironi, è andata in Serie. Quindi è un campionato a parte, uno deve arrivare in quel momento, in quel periodo, con la testa più sgombra, più libera, e non è detto che il miglior organico va in Serie B, quello è garantito. Quindi, nel senso, di sicuro noi ora la testa sgombra non ce l'abbiamo, quindi può darsi che ce l'abbiamo ai play-off. Più avanti, dici. C'è 6 mesi di tempo. Ieri non l'abbiamo dimostrato. Quindi arrivare terzi o quarti, dice, alla fine cambia poco, insomma. O arrivi secondo. O arrivi come, no, per arrivi. Quello dico, con la Coppa Italia saltavi diversi turni. Sì, quello sì, è stata una giornata, paradossalmente noi le nostre peggior partite si sono fatte tutte con squadre nettamente inferiori a Arezzo. Se io devo guardare il lato positivo, dico che con le squadre che invece partono sulla carta più forti dell'Arezzo, noi siamo andati a giocarsi la partita tranquillamente, senza problemi, anzi in 8 in qualche caso, sì. in proprio tranquillamente e senza problemi. Chi dice i grandi squadroni, che è vero, l'Alessandro ormai ha preso un passo che è difficile che l'arrivi qualsiasi altra cosa, ma se guardi il punteggio che ha l'Alessandro oggi, nessuno degli altri gironi si avvicina minimamente all'Alessandro. Quindi tutti avevano paura, Parma, Venezia, forse l'Alessandro è veramente la squadra più forte di tutti e tre i gironi, perché comunque ha una programmazione che va da 4 anni, in 4 anni ha cambiato gli accorgimenti giusti di anno in anno, sempre tirata a migliorare, e oggi è una squadra che secondo me, con pochissimi ritocchi, anche l'anno prossimo farà molto bene in Serie B. Una squadra come la Juventus, trasportata in Lega, sì, Pro, cioè vince sempre 1-0 e qualche volta sembra che non lo meriti, però alla fine è frutto di vince lavoro, sempre, sì, una, certo, perché ha la mentalità, giusta, e non si fa certo giocatori che condizionare sono 4, da un gol subito. 4-5 anni che sono sempre nella stessa squadra e logicamente... E persa una partita, se ne frega. Sì. Stefano, tu cosa faresti? No, io stavo pensando, allora, se si ritorna indietro nella storia, sì, se si fa l'eccezione della squadra di somma, della stagione di somma, sì, tutte le altre promozioni sono date da una programmazione. Cioè, l'Arezzo di Meucci arrivò alla Serie B dopo 2 secondi posti, se non dico cavolate. L'Arezzo di Tognon vinse al secondo anno, dopo la retrocessione del 67, sì, ci fu... La squadra cominciò a essere rifatta da capo, un anno buono e l'anno dopo promozione. L'anno di Angelillo si ritorna, l'anno di Cucchi mandato via, arriva Angelillo, si fa il bel campionato, si vince la Coppa, quindi io ritorno a quello che dice Gianni sotto questo aspetto qua. Non prendiamo come fallimentare, se noi si mantiene il quarto posto,
ci si gioca la nostra annata e programmi per bene i ritocchi che possono servire a questa squadra. L'errore grosso di noi da Arezzo è che si vorrebbe tutti tutto subito. Lasciamo lavorare, perché se con una squadra forte gli ridai veramente anche a giugno, prendi i ragazzi, a me l'idea che diceva dei giovani di continuare, l'anno prossimo hai la squadra pronta. Noi gli ultimi 15 anni non si è mai avuto per un secondo anno la stessa squadra. Spesso neanche lo stesso allenatore. Sì, lì anche... Prima mossa da fare, per fare questa programmazione, sì. La prima mossa è rinnovare ora il contratto all'allenatore e fare quel discorso che dicevo io. Secondo me sarebbe intelligente farlo, però può darsi anche che la piazza non lo permetta, perché c'è anche questo da dire, non è che... Qualche mugugno. Certo, sì. Vabbè, lì sta la società, ovviamente, essere impermeabilizzata e fare quello in cui crede. Sì. Io l'ho sempre detto, lo dico anche, mi arriva tante volte messaggi su Facebook, che purtroppo non è possibile che un dirigente ascolti tutto quello che viene fuori dalla tifoseria, per un semplice fatto, perché faresti contento la tifoseria, ma non puoi andare avanti per l'obiettivo che noi sappiamo è quello che è la nostra programmazione. Ci mancherebbe altro. Ci fermiamo un secondo, torniamo tra poco. Eccoci tornati, allora seconda parte insieme al direttore generale Andrea Riccioli. Visto che si parlava di tifoseria, ho letto, è una piccola cosa rispetto ai temi di cui si parlava, ma insomma i tifosi sono un po' arrabbiati per questo anticipo chiesto alle 16.30 della gara, l'ultima gara dell'anno, a richiesta della società. Ecco, hanno ragione. Che è successo? Sinceramente non avevamo sottovalutato il fatto che anche se era il 30 di dicembre, quindi probabilmente tanta gente era già nel periodo natalizio e poteva tranquillamente venire allo stadio, è stata una nostra sottovalutazione nel dare, diciamo, la nostra disponibilità ad affrontarsi alle 16.30. Cioè la richiesta era della Carrarese? La richiesta è stata inizialmente della Carrarese, ma era per le 14.30, però la Lega Pro ha delle fasce prestabilite, noi siamo sulla fascia 16.30, 20.30 ormai fino a marzo, mi sembra, escluso quella con il Como perché è stata anticipata tutti il 23 rispetto al 26, però non è il problema delle 14.30, delle 16.30, è il problema proprio della tipologia di calendario che non va bene. Perché te non puoi giocare il 26, o quantomeno una squadra come l'Arezzo che va il 26 a giocare a Como deve partire il 25 mattina, fa il pranzo di Natale all'autogrill in autostrada e poi va a giocare a Como. Il 30 alle 8:30, siccome l'US Arezzo, e qui lo dico proprio, credo che abbiamo noi dei valori per primi, quello di rispettare i tifosi ma anche quello di andare avanti. L'AEC, che è l'Associazione Italiana Calciatori, ha imposto a tutti i calciatori di avere 8 giorni di stop. Questa cosa, oltre, diciamo, quindi non è una cosa determinata da noi, i nostri tesserati hanno rifiutato questa cosa, quindi il senso, sono tutti allenarsi. Quindi non è una considerazione di dargli prima il via libero. Fare più vacanza. È proprio una considerazione del fatto che in un momento come questo, dove ci sono 5 giocatori con problemi muscolari, giocare alle 20.30, è stato solo quello il nostro pensiero, con il freddo, ieri sera c'era meno 2 gradi, con il freddo e tutto, sicuramente qualche giocatore può risentire di questa considerazione. E quello che era invece il nostro obiettivo, che il 6 il mister l'aveva tutti a disposizione per provare a far meglio. Volevi dire qualcosa, Gianni? In merito a questo? Sì, è stato un errore. È stato un errore per la partecipazione del pubblico, naturalmente, perché le partite, come detto, c'è sempre da giocarle, e anche quella con la Carrarese in casa da giocare, perché la Carrarese ogni tanto fa dei bei risultati e non è... Siccome a Como sarà dura, sarà difficile andare lì a prendersi 3 punti, con la Carrarese andranno presi sicuramente, e quindi lì ci voleva più pubblico. Ci voleva Stefano? Pubblico. Ma io sono coinvolto in pieno, è il mio compleanno e alle 20.30 lo potevo festeggiare allo stadio, alle 4:30 devo stare nel negozio. Sì, è il tuo negozio, certo. Vabbè, per l'Arezzo lo chiude. Per l'Arezzo lo chiuderà, come alcuni fanno, che mettono il cartello, ci vediamo dopo la partita.
Ecco, questo fatto degli orari, no, Andrea? Perché io non lo so, perché vediamo che le società continuamente, molto più degli altri anni, chiedono lo spostamento, no? Cioè diversi orari sono saltati rispetto a come oltre al giorno di Santo Stefano, sono cambiati molto spesso gli orari, anche quelli dell'Arezzo. Che cosa vuol dire? Che le società, diciamo, si sono un po' ribellate a questi orari, a questi calendari che la Lega aveva fatto e che alla fine scocciano un po' le società per vari motivi e soprattutto anche per il futuro, perché un tifoso oggi non può pianificare una trasferta perché magari qualche giorno prima cambia l'orario, insomma. Il problema è proprio quello, nel senso è proprio la scelleratezza del calendario. Mi fai stare 22 giorni fermo a gennaio, durante un periodo di mercato dove invece io dovrei avere la possibilità di gestire, provare, fare amichevoli, portare situazioni, incanalare altre cose. Mi fai giocare un turno infrasettimanale solo nel girone di ritorno che credo sia verso la fine d'aprile. Mi fai giocare il 26 e il 30 alle 8 e mezzo, quando invece il 6 settembre mi hai fatto giocare alle 14:30. Effettivamente è un po' strappalato. Secondo me. Ma lui non era nel consiglio della Lega? No, ancora no. Però ci sarai. No. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Tanto oggi è stato approvato il bilancio. No? Oggi è stato approvato il bilancio. Ma questo Gravina come ti pare? Cioè, siete soddisfatto come società, cioè di questo suo primo anno? Ma diciamo, come primo anno sì, sicuramente come tutte le cose, quando uno entra va valutato quelle che sono le situazioni da migliorare e da portare con una maggior, diciamo, valutazione anche da tante cose. Se io mi baso solo nel fare calendari sugli emoluenti che mi dà, spiccioli, chiamiamoli così, che mi dà i diritti televisivi, forse devo riguardare qualcosa proprio sul piano effettivo della Lega Pro, che non è la Lega B, la Serie B o la Serie A, dove giustamente con i soldi che danno hanno tutto il dovere e il diritto di dare orari e stabilire. Siccome in Lega Pro non è così, credo che le società debbano avere un peso specifico per tutelare sia i tifosi ma le stesse società, perché dalle 4:30 in poi d'estate le società hanno un costo, entro le 4:30 ne hanno un altro, che non è dovuto e che ci vuole più steward, luce, organizzazione differente, ma non solo le società, quindi c'è bisogno di più forze dell'ordine. È normale che forse queste cose vanno valutate più da vicino. Invece sulla società, no, era un'altra delle cose che erano rimaste un po' in sospeso, se ci sarebbero stati o no nuovi ingressi entro la fine dell'anno, si può sapere qualcosa? Ma quella, la manifestazione di interesse che c'era, che è scaduta il 30, praticamente loro non ci hanno fatto sapere, diciamo, per l'intero pacchetto che loro avevano già preselezionato, sicuramente prenderanno una quota minore. Niente, andiamo inizialmente avanti. Volevano tutta la società? Volevano la maggioranza. La maggioranza. Invece sarà una cosa di minoranza. Sarà una cosa di minoranza, sì. Perché speravano che l'Arezzo fosse più su in classifica? Ma sai, quello... Al 30 di novembre. Al 30 di novembre, con 30 punti invece se ne aveva 27, mi sembra. No, sì, 27. Quindi meno punti. Meno punti. Meno quote. Meno quote. Ma insomma, se si deve perdere un socio così è meglio. No, meglio che... Ecco, meglio che non ci sia. Ci vuole passione. Ci vuole passione e serietà. Sapere che il calcio non è matematica, insomma. A oggi credo che forse in Serie A solo la Juventus si può permettere di dire faccio, dico, effettivamente, perché comunque sicuramente la squadra più organizzata e più forte che c'è nel campionato italiano. Però poi, giustamente per dimostrarlo in Europa, c'è altre considerazioni da fare. Questo fatto che non si è verificato sposta qualcosa nella politica o avrebbe spostato qualcosa? No, sicuramente ci avrebbe dato più margini di manovra altro fiato per poter calibrare meglio altre situazioni. Comunque sia... il presidente Ferretti non si è mai tirato indietro e non credo lo farà nemmeno in questo momento. Un altro motivo in più
per seguire la seconda strada che avevo indicato, quella dei giovani. Esatto. A Gianni gli piace, gli piace questa cosa. Dice giusto, penso, no? Perché comunque non sei convinto. No, lui può vedere al 30 di dicembre dov'è l'Arezzo. Con 6 punti in più, che distanza c'è? 39, che distanza c'è tra l'Arezzo e la seconda? La seconda. Ah, ecco, non è detto che sia la Cremonese in quel momento. Potrebbe essere il Livorno. Io sono quasi convinto. Qualche sospetto. Beh, tra Logo 2 c'è 3 punti. No, il Livorno, io a inizio anno, quando fui intervistato nella Gazzetta dello Sport, c'era scritto che addirittura l'Arezzo era in terza fascia insieme a Prato, Piacenza. Prato, Piacenza, Viterbese è nella terza fascia, di cui nella seconda fascia Livorno e Cremonese, e tutti davano ormai per effettiva vincitrice del campionato l'Alessandria già 10 giorni prima di iniziare. Allora, sulla prima ci hanno indovinato, sulla seconda credo che il Livorno sia molto più forte della sulla Cremonese. Terza, insomma, tanto indovinato, perché mi è piaccato, sì, con la Chiesa, sì, no, sulla terza, anche se durante la partita tutta sta differenza non si era vista, però il Prato poi ha vinto col Piacenza, quindi... Il Prato secondo me, oggi parlavo anche con il presidente del Prato Toccafondi, loro hanno avuto proprio un inizio non idilliaco, forse hanno sbagliato allenatore. Lui mi diceva forse si è sottovalutato la situazione dell'allenatore, non pensando a tante cose. I senatori che avevano in quella squadra, che dovevano portare avanti, sono quelli che forse si sono tirati i primi indietro, e ora con i ragazzini sta facendo un buon campionato, ha tanti giovani di buona prospettiva. Comunque l'Arezzo si è, effettivamente riflettevo ora sul Prato, si è distinta con Pontedera, col Prato e con l'Olbia. È quello che diceva prima. È quello che un fatto di motivazioni, nel senso, cioè con la Cremonese Alessandria non è possibile dire così, dai. Viene da dirlo, sì. Questione dei campi, no? C'è stato la situazione al momento, perché ora si è definita soprattutto con l'accordo con l'Olmo Ponte. Intanto, quanto risolve questo accordo di quella che era la problematica, insomma? È la miglior soluzione provvisoria. Provvisoria. È la miglior soluzione provvisoria, che avvicina lo stadio, ci dà possibilità di spostare tutto quello che vogliamo nel minor tempo possibile. Anzi, ringrazio l'Olmo Ponte, che nella triangolazione c'è di mezzo anche la WISP, comunque, perché dà la possibilità all'Olmo Ponte di mandare i ragazzini nel campo accanto di Via Arno. Al momento la miglior soluzione provvisoria. Stiamo lavorando con l'assessore Tanti, ma anche il sindaco Ghinelli si è interessato della cosa, proprio per capire come è possibile sbloccare l'ex Union Team Chimera. Che è un peccato, ci siamo stati qualche giorno fa al buio apposta per far vedere la desolazione di quell'area, che onestamente, insomma, forse era la più bella struttura quando era in attività. Almeno del comune, e poi ci venivano le scuole di Serie B, il ritiro, e quindi è un peccato, al di là degli abusi, che insomma tutto quello che vogliamo, però insomma è veramente uno spreco vederla in questo stato, e chissà per quanto, insomma, poi, no? L'incognita è proprio questa, chissà per quanto. Io, diciamo, dalle ultime valutazioni che abbiamo fatto con i dirigenti del comune, non è sicuramente una strada corta, ma non dovrebbe nemmeno essere, diciamo, la corsa del cavallo infinito. Spero al massimo tra un mese e mezzo, da quello che ci siamo detti 10 giorni fa in comune, che si sia trovato la strada per ridare poi non solo ad Arezzo, ma ad Arezzo e quindi agli aretini la struttura. Quindi si può sanare forse un po' quello che c'è. Ma sulla sanatoria no, non credo. Credo che come legge, poi non lo so, ma devono abbattere le cose che non sono regolari. Rimangono gli spogliatoi. Rimangono solo gli spogliatoi. Non del tutto regolare. Insomma, dentro è tutto. Quello... gli spogliatoi due. Quello, Stefano, e non in regola. Come? Due e non in regola. Due e non in regola. Ma come? Potrebbe essere la casa dell'Arezzo definitiva, al di là che ci sarà, non so come sarà assegnato, ma insomma, nel caso andasse all'Arezzo in gestione o in concessione, tutto quello che vogliamo, può essere la casa giusta? Come ha detto lui, è la struttura più bella che c'è, quindi chiuso il discorso Funghini, chiuso
Le alternative non è che in città ce ne sono tante, e questa secondo me è la più bella. Ecco, a proposito dei campi di questa famiglia, è chiuso definitivamente il discorso? Ma il comune sono una ventina di giorni, credo anche un mese, che aveva provato a riaprire le trattative proprio come comune. Io come Arezzo non ne so niente. Ma per quello è un anno e mezzo che il comune ha aperto le trattative garantendo la fine per il dicembre 2015, gennaio 2016. Assessore Tanti, parole sue dell'estate 2015. Ricordo, però che, cioè, si dice che la precedente amministrazione aveva fatto quasi un accordo per una permuta, poi non si sa dove è finita questa. Questa permuta però non è stata fatta. È la valutazione dei campini, secondo l'assessore Tanti, sì, non scherzo, era la valutazione data ai campini in occasione dell'eventuale permuta, che era fuori da ogni logica economica, diciamo. Guarda Gianni, io su questo mi permetto di interromperti un secondo, perché secondo me è una cosa invece da puntualizzare. Sulla permuta, sì, io sono stato uno di quelli che ha detto di no. Perché sinceramente, ma per una valutazione proprio morale, pagare richiesta dei funghini, sì, ufficiale 1.200.000 e spiccioli, 2 ettari e 10 di terra, è quello che ho detto io. No, vuol dire, no, ma è solo per precisare. Non avevo fatto le cifre. No, no, ma è bene che per precisare 1.200.000 e spiccioli per 2 ettari di terra, se ci fai l'Empire State Building, forse recuperi i soldi che ci ha investito. Sì. Altrimenti. Non di fuori, non ha senso. Queste sono cifre fuori dal mercato e fuori dalla logica. Anche gli 800.000 a cui sarebbero poi arrivati, poi da un milione. La valutazione del comune era 800.000. C'era la valutazione 800.000 fatta fare. L'investimento veramente. No, ma era sempre alta. Sì. La valutazione di 800.000 del perito è comunque alta, te lo dice un perito. Ecco. più qualificato di te, quindi abbiamo questa quotazione. Sempre su questo tema, intanto lo stadio, ecco, c'è già un'attività, no, che tra l'altro è connessa comunque al mondo dello sport, che ha fatto il suo debutto all'interno dello stadio. Che sviluppo può avere all'interno? Che sviluppo commerciale ci può essere? Ma, nello stadio c'è da rimetterci le mani, perché c'è da fare, diciamo che al momento alcune attività. Credo che tra poco aprirà anche il ristorante, abbiamo già trovato un accordo, quindi una ludoteca su dalla parte di sopra, e la cosa, diciamo, che come West Arezzo ci preme di più, il museo. Ecco, quindi fantomatico museo. Se ci lasciano, ci faranno riscrivere dall'avvocato, non lo può. Però no, se ci lasciano i locali, credo di sì, credo che. E se non ci pioverà? No, di sotto non ci piove. Di sotto non ci piove. No, è anche un fondo 250 metri quadri, insomma, cominciano a essere importanti. Il comune, l'assessore aveva parlato tempo fa anche di un possibile, credo, campo a Sant'Andrea Pigli. È tramontata questa ipotesi, che no, sarebbe annesso alla concessione dello stadio. È la stessa valutazione che stiamo facendo per le caselle. Ah. Di farlo come accessorio dello stadio. Quindi sostituirebbe. Perché sarebbe meglio le caselle, effettivamente. No, perché Sant'Andrea Pigli c'è da fare tutta, le caselle c'è, esatto, solo da rimettere a posto. Esatto, quindi sarebbe. Sicuramente in termini di tempo. Alle caselle sarebbero le comiche da riprendere, anzi, voi che siete, sì, una TV brillante in questo, dovreste andare a riprendere prima la demolizione, poi la ricostruzione. Tutte le fasi poi accelerate. Questo è lo spreco all'italiano. Perché comunque è vero, succederà che così. Per succederà forza, così. Se la legge è così, c'è poco da fare. L'ultima cosa che volevo chiedere a Andrea, ecco, il presidente, che lo vediamo molto comunicativo sui social network, un po' meno, no, con i mezzi di informazione, ma questo vabbè. Accettiamo. Anche i social network sono mezzi di informazione. Sono mezzi di informazione, è un'informazione diretta, fa bene a parlare con i tifosi direttamente. Qual è il suo stato d'animo? Come lo vedi? Insomma, come lo vedi cambiato anche da quando l'hai conosciuto? No, sicuramente gli è ritornato l'entusiasmo, soprattutto ha capito sicuramente gli errori fatti in passato,
come tutte le persone intelligenti, una volta che hai capito l'errore cerchi di migliorare. Con i social network forse lo usa meglio di me. Io non sono proprio amante al 100%, però devo dire che se qualcuno gli scrive so che sì, risponde. So che ha risolto anche dei problemi a qualche tifoso, nel senso che sempre legati al calcio, sì, cioè sì. Qualche richiesta che per risolvere qualche problema. Sì, sì, no, ma per quello lì credo sia molto... Cioè io vedo, cioè la penso che un presidente poi deve avere un contatto con i tifosi, perché poi sono i tifosi che portano il tuo livello di situazione più alto. L'importante è che non scriva dopo 20 minuti, ecco, siamo sotto un'altra volta. Cioè, come quella volta famosa. Però ci ha portato bene. Sì, che era Carrara, se non sbaglio. Sarà Carrara, sì. Poi, insomma, sarà Carrara. Gli è toccato toglierlo il commento. Vabbè. Però la prossima volta glielo facciamo fare. Mi dire se porta, così. Come a Prato, è venuto a Prato, poi tra il primo e il secondo era troppo il freddo, non stava bene. È andato via, si è messo in macchina e dopo 2 minuti ha cominciato a mandare i messaggi. 1-1, poi 2-1. Può avere, secondo te, a parte l'ambizione sicuramente... Ah, dimenticavo Pistoia nell'elenco delle partite. Ah, sì. Perché anche a Pistoia... Può essere uno dei presidenti che può passare alla storia? Ha le possibilità di farlo. Io non so quali siano. No, a parte economiche, livello anche. Ma invece io non so quali siano le possibilità economiche, perché secondo me ora il presidente è quello giusto in questo momento, non forse negli anni scorsi. Quello che ha detto Riccioli prima, io lo condivido. Lui negli anni scorsi ha agito in un modo un po' ruspante, diciamo così. E però probabilmente si è accorto che la strada da seguire non era quella. E ha intrapreso un'altra strada che non arriva da un giorno all'altro, addirittura, e come giustamente si diceva prima, ci vuole un minimo di programmazione. Purtroppo Arezzo non permette una grande programmazione, quindi io spero che il presidente, senza altri soci che invece avrebbero fatto comodo probabilmente, riesca a programmare una prossima stagione veramente da promozione. Ne hai conosciuti tanti, come lo vedi Ferretti? Ma io Ferretti, come ha detto Andrea, è cambiato. Ferretti non è, e come diceva anche Gianni, non è il Ferretti degli anni scorsi. Io in questo ruolo, oltre il ruolo d'Andrea, ci vedo la mano anche di Gemmi. Secondo me finalmente ci sa una persona che sa di calcio. Poche chiacchiere, perché non è uno... Troppo in campo, perché... Sta espulso, sì. Sì, un po' che va in panchina. Però ecco, io credo che il direttore sportivo è un ruolo dove deve andare in panchina. Di campo. È un ruolo che a noi è mancato negli ultimi anni. Ultimi anni è mancato alla fine. E per me, cioè, è una cosa che si sta plasmando. Io ritorno al discorso di Gianni. Non sciupiamo questa cosa. Bene, io ringrazio molto Andrea Riccioli, direttore generale dell'Arezzo, ovviamente grazie, buon Natale, buon anno, grazie anche a Gianni Brunacci, grazie a Stefano. Allora, io volevo un attimino tornare sul discorso del museo. Sì. No? Siamo un gruppo, una decina di persone, ci dividiamo i malati di museo. Siamo partiti su Facebook andando a creare questa pagina, perché secondo noi la storia dell'Arezzo deve essere ritirata fuori. Sono passate tante persone che tanto hanno fatto nell'Arezzo, anche gente umilissima, allenatori, giocatori. Non è detto che, oggi parlavo con Battiston, una delle annate che si ricordano con maggior simpatia è per esempio la 77-78, con Ballacci e un gruppo di ragazzi ci si divertiva, si arrivò a metà classifica, non è? Però era il gusto, era la sensazione di un gruppo, non riscuotevano, perché la forza di Ballacci fu di riuscire a tenere questo gruppo, ma un gruppo con gente, l'accoppiata Colusso Pasquali, gente
Però Ganza, gente Ganza, cioè ci siamo divertiti in quell'anno lì. E se te ripensa quell'anno, lo ripensi come un anno bello. Quindi là, noi ci sta una voglia matta di poter entrare dentro questi stanze. Locali. Io l'ho chiesto a Babbo Natale se li portava, ma l'impressione che non ce la fa. No, allora, invece voglio chiedere alla Befana che, come porta via tutte le feste, portasse via anche qualcun altro. Attenzione. Lui ha ragione, tant'è vero che io, quando ho detto che la piazza non ha pazienza, sì. Ho detto una parziale verità, perché in realtà la piazza si è divertita in anni ed è stata contenta anche in anni in cui non si sono raggiunti i risultati. L'ultimo 2 anni fa, cioè 2 campionati fa, il pubblico si è divertito, è stato con la squadra, perché l'ha sostenuto. In corsa all'improvviso. Cavoli, arrivati in una settimana lì, veramente, Capuano fece un capolavoro, va detto e ribadito perché l'ha fatto. Cioè, a una settimana dall'inizio del campionato, senza società, diciamo la verità, senza struttura societaria, un allenatore non di quelli che va per la maggiore, diciamo così, va bene, ha preso in mano la situazione, in una settimana ha tirato fuori una squadra che si è salvata partendo diverse partite dopo, senza fare l'allenamento precampionato, cioè una situazione bestiale, e il pubblico l'ha capito questo, è lì che gli è stato addosso e si è divertito. Certo, quindi non necessariamente quando la squadra dà qualcosa in più di quello che si pensa, il pubblico è sempre contento. O anche il modo in cui lo dà. Anche il modo, sì. Bene, grazie a Stefano, grazie, speriamo a di ritrovarci dentro il museo. Grazie a Andrea Riccioli, grazie a Gianni Brunacci. Buona serata.